E detto questo, passo la parola al collega Carlo Cipollone. Grazie, do il benvenuto a tutti e formulo da subito un grosso in bocca al lupo per il successo di questa iniziativa, per la vostra partecipazione e per un brillante superamento dei test e del concorso. Io mi chiamo Carlo Cipollone, sono dirigente scolastico da 15 anni, sono nella scuola ormai da un trentennio e ho avuto esperienze di vario tipo, avendo avuto insomma degli incarichi anche all'estero in alcuni paesi europei come esperto della formazione professionale ed ultimamente come direttore dell'ufficio scolastico presso il Consolato Generale d'Italia a Boston. E questa esperienza ha fatto in me crescere la consapevolezza che la dimensione di un preside non è soltanto interna e quindi le competenze di un preside possono esprimersi e debbono anche esprimersi in una dimensione non solo esterna all'istituto nel momento in cui entra in relazione con i soggetti che hanno in qualche modo una interconnessione con l'istituzione scolastica, ma anche in campo internazionale. E questo anche per introdurre un po' quale sarà l'argomento del mio modulo, ma vorrei concentrare un po' l'attenzione su questa dimensione, cioè il preside come garante e come testimone e come responsabile delle relazioni esterne. E chiunque opera nella scuola sa che i soggetti con i quali si entra quotidianamente in relazione sono molteplici e probabilmente un dirigente scolastico ha la capacità ed il dovere di riassumerli, di renderli funzionali al processo di crescita della scuola e soprattutto di monitorarne il loro effetto sull'impatto complessivo del sistema scolastico che dirige. Questo sarà un po' lo scenario che ci guiderà nell'analisi dei contenuti che tratterò. E credo che questa sia probabilmente la dimensione più giusta con la quale anche un docente che si appresta a diventare dirigente scolastico deve considerare gli argomenti, i riferimenti normativi, lo scenario all'interno del quale si muove, immaginando che la dimensione esterna ha un valore nel momento in cui il dirigente è in grado di capirne gli effetti e di rivalutarli per far crescere il sistema e soprattutto per far crescere anche la qualità della scuola. Non trascurando assolutamente che il primo dei nostri obiettivi è far crescere il profitto e far crescere naturalmente, migliorare il comportamento e l'educazione dei nostri ragazzi. Detto ciò, uno degli aspetti che forse presterà maggiore attenzione, su cui presteremo maggiore attenzione, è l'autovalutazione. La valutazione del sistema o l'autovalutazione in senso stretto della scuola è una logica alla quale ci stiamo gradualmente avvicinando, ma che sicuramente in altri paesi europei è molto più consolidata ed è un elemento centrale del sistema. Analizzeremo anche questi aspetti vedendo come ci si comporta nel nostro paese, come ci si comporta negli altri paesi e soprattutto ci servirà questo per capire in che modo anche il nostro processo di riforma si va avviando verso un percorso condiviso a livello dell'Unione Europea nel quale debbono essere messe al centro le competenze. E questo è lo scenario su cui noi ci muoveremo. Da una parte considerare la relazione fra il nostro sistema educativo e quello degli altri paesi europei e dall'altra quello di cercare di comprendere come lo scenario di riferimento europeo serve ai nostri processi interni per migliorare e per adeguarci alla riforma in atto. E chiudo elencando sinteticamente gli argomenti che tratteremo e sono prima di tutto lo scenario, cioè il paradigma di riferimento che è quello della lifelong learning, cioè apprendimento permanente considerato come un valore per tutta l'Unione Europea nel cercare di non disperdere le risorse dei propri cittadini e di considerare questa
competizione internazionale come una competitività verso la quale tutti devono dirigersi per accrescere il sistema di educazione e formazione. Tratteremo poi alcuni passi degli ultimi anni che l'Unione Europea, la Commissione Europea hanno delineato attraverso delle strategie come quella di Lisbona e come l'ultima in atto dell'educazione permanente che riguarderà il periodo dal 2007 al 2013. Questo è lo scenario nel quale insomma ci muoveremo, che ovviamente non è possibile sintetizzare in pochissimi minuti, ma credo che sia un argomento interessante e affascinante anche per la nostra professione quotidiana. E ringrazio a tutti, rinnovo i miei auguri, il benvenuto a questo corso. Spero